Laura Bottai, candidata a sindaco per il Partito Comunista Italiano, conclusa almeno per il momento questa tornata elettorale, il partito si ferma allo 0,9%. Innanzitutto, come commentate questo dato? Per noi è una buona riuscita, non si parla in termini di perdita o vincita, però essere ritornati dopo 30 anni sul lagone politico e aver avuto un consenso così dell'1% di fatto, per noi è stata una cosa importantissima, perché quando abbiamo cominciato non sapevamo neanche se riuscivamo a raccogliere le firme sia per la regione che per il comune. Ci siamo attestati sull'1% in regione perché abbiamo lo 0,96, ma siamo presenti solo su 10 collegi su 13, quindi siamo soddisfatti perché la gente comincia piano piano a riporre l'attenzione su di noi. Noi riproponiamo i temi di sempre, rinnovati secondo i rinnovati problemi, ma sono legati alla classe di riferimento, che è la classe lavoratrice, sono legati ai diritti, ai servizi, alla pubblicizzazione di tutti i servizi che hanno privatizzato in questi anni, quando ci hanno tenuto sotto le radici della quercia, e quindi siamo soddisfatti perché è un primo passo. Continueremo già da domani a rilavorare. Le elezioni si fermano qui per noi ovviamente, però continueremo sul territorio per cercare di essere poi più presenti e quindi dare modo alle persone di poterci giudicare e magari anche darci il consenso. Ecco, le elezioni per voi si fermano qui, ma in realtà per il comune di Arezzo vanno avanti, ci sarà un ballottaggio Ralli Ghinelli, come vi comporterete in questo senso? Le elezioni appunto per noi sono finite qui. Se qualcuno ha da chiedere qualcosa verrà a chiedere, noi educatamente risponderemo, ma le elezioni per noi si fermano qui. Vi ha già contattato qualcuno? No, noi non ci ha contattato nessuno, se qualcuno vuol fare noi le porte sono sempre aperte, parleremo con educazione, ci confronteremo serenamente, ma l'indicazione è quella di se nessuno ci cerca, nessuno ci vuole, mi pare così evidente.